Vi servono crediti? Passate da fifaeasy.com e con il codice malati15 riceverete un aggiuntivo 8% di sconto. E bella a tutti ragazzi, qua Rebel e sono qui con la review di AmSixSif, giocatore a mio parere molto forte, non però usato da COC come vi ho fatto vedere nella clip iniziale. Innanzitutto vi voglio dire che l'avevo usato come COC in questo modulo nel 4-3-3-4 e l'ho usato anche nel falso 9 e nel falso 9 da AT mi ha dimostrato veramente molto di più. Infatti, tutti i gol che vedrete, tranne uno, me li ha realizzati da AT. Quindi io vi consiglio di usarlo da AT perché è veramente forte. Dopo questa premessa, possiamo partire con la review vera e propria. Allora, AmSi, che è un giocatore molto forte, come ho già detto, dove il suo primo pro è la velocità di 76, che non sembra molto bassa in game, insomma, sembra qualcosina di più di quel 76, perché molte volte riuscirete a farvi di quelle sgroppate con AmSi che non ci sarà problemi a superare la difesa, insomma, grazie anche al suo alto dribbling. Comunque, il suo secondo pro, dopo la velocità, è il passaggio di 85, ragazzi, un passaggio veramente ottimo che vi permetterà di fare 1-2 e scambiare palla con i vostri giocatori veramente in modo ottimo. Infatti io ho trovato veramente ottima questa statistica, una delle migliori di AmSic. Comunque poi ho notato anche un'altra cosa, grazie al suo notevole dribbling ha un controllo palla eccelso, ragazzi, è veramente assurdo. La palla non gli si staccherà mai dai piedi e riuscirete sempre a tenerla incollata e arrivare fino davanti al portiere e segnare. Quindi veramente, veramente forte questo giocatore. Comunque, il suo terzo pro è il dribbling, come vi ho già detto, molto buono, il dribbling è di 86 e mi ha stupito parecchio questa statistica perché le 3 stelle skill, insomma, mi hanno lasciato un po' così, però il dribbling in sé è molto molto buono. Passerei subito al quarto pro il tiro di 83, ragazzi. Il tiro ho notato che è buono anche quello, insomma, niente di speciale, un tiro mediocre, insomma, però molte volte sotto porta mi ha fatto la differenza, perciò ho deciso di metterlo nei pro. Comunque io con AmSic vi consiglio di tirare a giro o tirare di potenza e non fare tiri, diciamo, lenti. Dovete tirare o delle stecche o tirare sempre a giro, che con lui andate sul sicuro. Passerei ora alle 4 stelle piede debole, ragazzi, che fanno di lui un giocatore perfetto a mio parere, perché sono veramente utili quelle 4 stelle, gli permettono di fare quello che vuole, come ho già detto, palla al piede, però con tutti e due i piedi. Quelle 4 stelle piede debole sembrano anche delle 5 stelle, perché non ho mai trovato un giocatore con un buon sinistro e un buon destro con 4 stelle piede debole. Molte volte questa statistica viene, diciamo, un po' mascherata in game e il tiro non risulta veramente buono. Con lui invece sono rimasto pienamente soddisfatto. Passerei al suo ultimo pro ora, che è il fisico, ragazzi. Fisico di 75, che anche quella è una statistica abbastanza mediocre, non eccelsa, insomma. 75 che però gli permetterà di resistere bene alle prime due spallate e poi ovviamente, non essendo la sua statistica al top, dopo un po' inizierà, diciamo, a barcollare e non starà su molto. Comunque, il mio unico contro sono le 3 stelle skill, ragazzi, che non mi fanno apprezzare un giocatore come io vorrei, perché sono un amante comunque del dribbling, degli spostamenti di palla, e quindi io mi sono sentito di attribuirgli solo questo contro. Comunque, il mio voto finale è un 9. Spero che questa review vi sia piaciuta, ce l'avete chiesta in tantissimi. E adesso, ragazzi, arriveranno molte review degli app e dei transfer. Bella.